Sicuramente quando uno cambia allenatore a marzo vuol dire che le difficoltà sono alte, sono tantissime. Per me, come diceva prima il direttore, è una sfida quasi impossibile, come avete detto voi, però obiettivamente con 39 punti a disposizione penso che qualcosa si può sperare e si può fare. Io penso e credo che la qualità della squadra non sia da ultimo posto. Probabilmente il campo fino ad oggi ha detto questo, quindi è garante di questo, però io credo che si possa fare il massimo, poi questo lo vedremo alla fine se potrà essere salvezza o no. Io vengo qui con grande voglia, con grande determinazione e per me è una grande possibilità insieme a questa società, a questo gruppo. Poi cercheremo di fare tutto quello che è fattibile per la salvezza. Alla fine tireremo una linea e vedremo dove siamo arrivati. Ma come ho detto prima, il mio passato non è mai stato semplice. Ho fatto la mia gavetta da calciatore, da allenatore, probabilmente non tantissimo, però sempre situazioni abbastanza complicate, difficili, dove bisogna comunque lottare e cercare di fare quasi l'impossibile. Io ho visto buona parte delle partite questa notte. Penso che la squadra non è che non abbia qualità. Probabilmente quando uno fa 6 sconfitte di seguito, è un gruppo anche abbastanza giovane, gli episodi non le aiutano e magari la prima difficoltà si molla. Quello che penso, oltre a quello che potrà essere un'idea di calcio, cercare di fargli capire che si può lottare fino all'ultimo secondo, poi dopo, quando uno ha dato tutto, tira le somme e vede quello che si può fare. Però a prescindere dal nome, dal giocatore, da quello che hanno dato e che possono dare, l'unica cosa che gli ho chiesto è cercare da qui all'ultimo giorno di questa stagione pensare con il noi e non con il io. Poi ognuno ogni anno tirerà le somme, farà le proprie scelte, insieme a chi da solo, chi con la società e il resto, però penso che per avere rispetto di noi stessi prima e poi della gente, dei tifosi, della società, di tutti quelli che sono in questa società, che fanno tanti sacrifici, penso che sia giusto dare tutto come gruppo. Poi a fine anno ognuno tirerà le proprie somme, quindi ho chiesto massimo.